Amici, come state? Allora, come promesso, oggi vi mostro il mio outfit riguardo al matrimonio al quale sono stata invitata e di cui vi ho parlato qualche video fa, se ricordate. Il matrimonio sarà verso fine settembre, per cui ho optato per un vestitino con la manica lunga, ma non voglio spoilerare troppo, adesso passo subito a farvi vedere quello che penso di andarmi a me, quello che penso di indossare, ossia vestito, scarpe e borsa e magari qualche accessorio. Dunque, parto subito con la cosa principale, diciamo, dell'outfit che è l'abito. Ho scelto questo. Ve lo mostro piano piano, un po' alla volta. Vado subito a descrivervelo. Dunque, questo abito è di una marca molto famosa, purtroppo non riesco a nasconderla e comunque non faccio pubblicità, vabbè, ho preso questo perché mi piaceva. Dunque, la stoffa è, penso sia organza, molto molto leggera, tra l'altro la mia stoffa preferita per gli abiti. All'interno è tutto foderato, con questa organza sempre di color panna, e i colori principali sono come fondo il beige o panna, del marroncino, nero, del blu. Sono colori che nell'insieme ho trovato davvero molto molto carini e ben amalgamati. Visto che si tratta di autunno, la data del matrimonio sarà infatti verso fine settembre, ho scelto appunto questi colori non troppo vivaci e neanche troppo scuri. Nell'insieme l'abito mi è sembrato abbastanza, diciamo, equilibrato per questa occasione. Vediamo se riesco magari a farvelo vedere meglio. Ha sotto queste balze e arriva leggermente sotto al ginocchio. Nella vita abbiamo questo cordoncino qui, blu, che si può stringere e quindi fissare un punto vita, vedete? E poi allacciarlo lateralmente oppure centrale. Io preferisco sempre lateralmente. Quindi si può stringere. La parte sopra del corpetto rimane così un po' sbuffo. E la particolarità è che ha queste maniche con questa piccola balza, non troppo perché io non è che le ami tantissimo. Preferisco le linee semplici, ma si nota appena appena. Qui ha anche una piccola ricciatura sulla spalla. Allora, la fantasia di questo abito, che io adoro, tra l'altro, poi va a gusti, giustamente, c'è a chi non piace, c'è a chi piace, e che richiama due delle mie fantasie preferite sugli abiti, ossia l'animalier, che non è la parte dominante, ma è messa in modo casuale su tutto l'abito. E la fantasia soprattutto floreale, che come ben sapete, ve ne ho parlato tante volte, amo la fantasia floreale negli abiti, non so, li trovo adatti per vestire una donna. Anche questi messi un po' qua e là. Non vi ho fatto vedere il dietro, che è così. Poi le balze sotto sono davvero davvero carine. Come vi ho detto, non le amo, però in questo abito mi piacciono tantissimo, anche perché, vediamo se così riesco a mostrargli un po' meglio la parte sotto, ecco. Anche perché, vi stavo dicendo, non ha una linea retta sotto, ma ha due punte laterali, quindi è molto molto carino indossato e cade veramente benissimo. La stoffa è stupenda. Io vi ho detto prima organza, però ci sono alcune parti un po' brillantinate.
si vede poco perché questo abito non è eccessivo. Vi assicuro che indossato calza a pennello. Questa è una taglia S, però mi calza benissimo. Io peso intorno ai 55 kg più o meno, chilo più chilo meno, e solitamente prendo la M perché mi piacciono leggermente più larghini, come vi ho detto. Poi dipende dalla marca delle cose che acquisto, perché la commessa mi ha anche detto che comunque questa marca veste un po' più larga della taglia stessa, ecco. Quindi se uno è una M, la S va bene in teoria, poi non so, mi sono fidata di lei e indossandolo ho capito che era perfetto. La manica è molto leggera, semplicissima, ha questa arricciatura qui sul polso che richiama l'arricciatura che ha qui. Mi piacerebbe farvelo vedere indossato, non so, magari farò qualche foto e dopo il matrimonio ve lo farò vedere bene, meglio. Ho pensato di abbinarci questa borsa. Oggi sembra che voglio fare pubblicità alle marche, ma vi giuro che non è così e non sono pagata per questo, purtroppo. Comunque, avevo questa borsa qui a casa. È un paio d'anni che ce l'ho, forse ve l'avevo già fatta vedere. Ed è una borsa molto semplice, dritta, con dei dettagli color oro. Sul davanti ha questo, come si chiamano queste cose che pendono dalle borse, non mi ricordo. Comunque la borsa in sé è così, una taglia media, e all'interno è così semplice ed è di color azzurro. È un azzurro molto particolare che qui la videocamera non rende, però visto che all'interno dell'abito c'è del blu, dell'azzurro, secondo me, vediamo se riesco a trovare un punto dove l'azzurro si vede meglio, ecco, secondo me questa borsa potrebbe abbinarsi abbastanza bene. Vediamo un po'. Tra l'altro, neanche a farlo apposta, ha questo con una fantasia animalier che richiama un po' anche quella dell'abito. Però vi dico la verità, dovessi scegliere questa borsa da abbinarci poi alla fine, questo andrei a toglierlo perché mi sembra un po' troppo pacchiano. Vorrei rimanere su uno stile un po' più, diciamo, più sobrio, ecco. Secondo me potrebbe abbinarci, non lo so, amici, voi cosa mi consigliate? Io ho fatto questo video anche per avere un consiglio da voi su cosa potrei abbinarci. Insomma, per l'abito ho optato appunto a una borsa blu o a una borsa nera, però non voglio appesantire il tutto col nero, visto che ancora quando sarà questo matrimonio non è inverno ma fine estate, inizio autunno, quindi vorrei rimanere ancora con dei colori. E niente, appunto, volevo fare questo abbinamento qui. Poi passiamo alle scarpe. Si dice che di solito le scarpe devono abbinare con la borsa, e probabilmente è vera questa cosa. Io di solito abbino scarpe e borse, vi dico la verità, non mi piace spezzarle, però non ho ancora trovato un paio di scarpe blu che potesse andarmi bene. O li trovo con i tacchi altissimi, o li trovo piatti, o li trovo di quelle mezze misure che non mi piacciono. E secondo me su un abito così va un po' di tacchetto. E ne ho trovate un paio nere, che adesso vi mostro subito, e sono queste. È un sandalo molto semplice, un'allacciatura qui che va intorno alla caviglia. Vediamo se riesco a mostrarvela. Allora, dietro è così e poi ha questo qui che va girato due volte intorno alla caviglia. Beh, insomma, ne prendo una che ve la faccio vedere meglio. Dunque, questa è la chiusura, questo laccio così lungo va girato intorno alla caviglia così due volte,
da formare una sorta di cavigliera, ecco, diciamo. Ne avete capito voi donne, no? E poi va a chiudersi qui lateralmente. È un sandalo semplicissimo, l'ho preso da Stradivarius, perché non ho trovato altro, sinceramente, anche di altre marche, ma sono tutti altissimi col plateau e io sinceramente per un matrimonio mettere un plateau non mi piace. Hanno questo tacco, che non mi fa impazzire, sinceramente, vi dico la verità, però è l'unico sandaletto che ho trovato, con un'altezza media. È difficile trovare, vi dico la verità. Quando non ti serve una cosa ne trovi 10.000 in giro. Quando ti serve una cosa mirata per un'occasione particolare, io non la trovo. Vabbè, comunque ho optato per questo sandaletto qui. Ho scelto una linea semplice, senza brillantini, senza Swarovski. Anche se io li adoro, perché già l'abito di per sé è abbastanza, diciamo, variegato. E quindi la borsa e la scarpa le ho scelte sia in tinta unita che di linea semplice. Allora, come vi dicevo prima, la scarpa secondo me andrebbe blu, abbinata alla borsa. Però io ho provato l'outfit insieme e devo dire che sta veramente molto molto bene. Poi giustamente mi sono anche fatta consigliare e mi sono fatta vedere con quest'outfit in modo da avere consigli da più persone e devo dire che è piaciuto molto abbinato in questo modo. Ok, quindi sandalo questo, a meno che tornata dalle vacanze non trovo un altro sandaletto magari blu da abbinare. Diciamo che un sandaletto nero comunque lo sfrutto di più che uno colorato, un po' dipende, insomma, posso utilizzarlo magari nelle mezze stagioni o in primavera, anche il nero va sempre, quindi lo puoi mettere con tutto. Poi, infine, come vi ho fatto vedere l'altro giorno, ho acquistato in saldo questi orecchini qui da OIS e li avevo già mostrati, ma voglio farveli rivedere perché non voglio mettere troppi accessori quel giorno, appunto per non andare a pesantire il look. Ma io ho scelto questi da abbinare all'abito, magari con un mezzo raccolto e questi orecchini qui. Non metterò collane, non metterò chissà che cosa, appunto, perché non voglio andare a rovinare quello che è la semplicità, diciamo, secondo me. A qualcuno piace tantissimo il suono di questi orecchini e devo dire anche a me. E niente amici, penso di abbinare il tutto in questo modo, magari se non trovo altro, diciamo, o non mi vengono in mente altre cose, certo che non vado a stravolgere ormai l'outfit che ho scelto per questo matrimonio, anche perché ho speso un po', quindi i matrimoni si sa che costano tra il regalo, tra il vestirsi, insomma, e costicchiano un po', però vabbè, non potevo mancare, quindi ho scelto queste cosine qui. Mi farebbe davvero tantissimo piacere un vostro consiglio e sulla borsa, sulle scarpe, insomma, sugli accessori. E poi magari vi faccio un video tornata dalle vacanze dove vi faccio vedere come magari andrò a truccarmi per quell'occasione. Ho già in mente qualcosa e non so, magari se mi suggerite voi un trucco da poter fare per il matrimonio, ovviamente un trucco di classe, non mi piacciono quei trucchi evidentissimi. E se voi mi suggerite qualcosa, io farò un video sulla testina facendogli il trucco per il matrimonio a cui dovrò partecipare con i vostri consigli, ok? Quindi il trucco che mi verrà suggerito più volte il tipo di trucco e che riterrò di poter farmi per quel giorno,
andrò appunto a provarlo sulla testina, quindi un video relax sul trucco da matrimonio che farò per me, ma sulla testina, ok? Allora, amici, aspetto i vostri consigli. Vi mando nel frattempo un abbraccio grandissimo e a presto.